Intensa seconda giornata della Fiera del Libro, Editoria, Giornalismo a Cerignola nel Foggiano, con una serie di presentazioni interessanti ma anche con assenza di peso. Si parte di gran lena al mattino con Dimitri Cocciuti, che emoziona con il suo Non lasciarti sfuggire, ed ancora più Bino Aprile, che si definisce giornalista e meridionalista, con La Brigante Bambina. Nel frattempo Savino Zaba, inveniato in un tour de force Bari Cerignola, sarà ospite del TG regionale pubblico e la Fiera del Libro è un fiume in piena. Ma è nel pomeriggio che il programma degli eventi cambia. L'alluvione in Emilia-Romagna ha colpito la kermesse e il suo protagonista più importante, Gene Gnocchi. La sua partecipazione non ci sarà né fisica né in collegamento, considerando che lui e la sua famiglia sono tra gli sfollati coinvolti. L'associazione culturale Oltre Babele, organizzatrice della fiera, cerca in tutti i modi di contattarlo, ma l'evento viene annullato e in ogni caso parte un lungo applauso di vicinanza e solidarietà dal pubblico presente. La serata non è priva di spunti interessanti ed anzi, Roberto Genovesi con il suo Mietitore di Angeli per la prima volta si cimenta in un giallo in cui un commissario deve salvare i bambini, protagonisti di una storia drammatica. Alla verve incontenibile di Catena Fiorello, con un libro in cui si mescolano viaggi e cucine, chiude con il sorriso la giornata. Gran finale domenica con la parte mattutina riservata alle scuole ed artisti locali. E il gran finale nel pomeriggio con Savino Zaba, Gabriella Genisi e Binuccio a chiudere una 15ª edizione della Fiera del Libro, Editoria e Giornalismo, che ancora una volta nel nome della cultura si sente grande più che mai. Mimmo Siena, World News Web 24, Cerignola, Foggia.